Buongiorno dal TG1. 7 ex terroristi rossi che si erano rifugiati in Francia sono stati arrestati dalla polizia. Sono tutti condannati per fatti risalenti agli anni 70-80, protagonisti degli anni di piombo. Tra loro Pietro Stefani, l'assassino del commissario Calabresi, Marina Petrella, ergastolana accusata anche del sequestro dell'assessore Cirillo. In tre sono sfuggiti alla cattura. Decisione storica. Il terrorismo è una ferita aperta. Il commento della ministra della giustizia a Cartabia, che nelle settimane scorse aveva affrontato il dossier con il suo omologo francese, Isabella Romano. Quando gli uomini dell'antiterrorismo francese hanno bussato alle loro porte, sono rimasti sorpresi. Non si aspettavano di essere arrestati dopo anni di latitanza e una vita ricostruita oltre Alpe, i 7 ex terroristi. Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, Giorgio Pietro Stefani. 6 vivevano a Parigi, 1 è stato fermato a Bordeaux. Vivevano da rifugiati e non da latitanti, alcuni di loro in un caso ad esempio svolgeva la professione di architetto, altri avevano anche realizzato una nuova famiglia a Parigi, dove poi dimoravano quasi tutti. Insomma. L'arresto, dopo mesi di collaborazione col Servizio di Cooperazione Internazionale della Criminal Pol e con l'antiterrorismo della Polizia Italiana. Ci troviamo di fronte a terroristi, ci troviamo di fronte a persone che hanno ucciso negli anni Ottanta, persone che si sono rese protagoniste di efferrati omicidi, persone che per questo motivo sono state condannate all'ergastolo. 3 ex terroristi sono ancora ricercati, si tratta di Raffaele Ventura, Luigi Bergamin e Maurizio Di Marzio. Per questi ultimi, tra pochi giorni, sarebbe scattata la prescrizione. Il blitz è arrivato prima. Entro 48 ore gli arrestati dovranno comparire davanti alla Procura Generale della Corte d'Appello di Parigi, prima che un giudice stabilisca le misure cautelari, che rimarranno in vigore fino a che non sarà completato l'esame della richiesta di estradizione in Italia.